sono stato, come è noto, coinvolto in una vicenda giudiziaria assurda e triste che ha connotato, diciamo, il mio mandato di un'esperienza, diciamo, che nessun sindaco innocente dovrebbe mai subire. Il reato che mi veniva contestato era induzione alla corruzione per una sponsorizzazione legata alla scuola pubblica per attività di sensibilizzazione alla raccolta differenziata, più una presunta segnalazione per alcune assunzioni presso questa società. La notizia ebbe, come dire, un risalto nazionale e vi posso garantire che è un'esperienza del carcere che lascia una ferita che non si rimarginerà mai più. Posso garantire che purtroppo in queste situazioni si crolla e quindi è difficile poi affrontare un interrogatorio di garanzia a 48 ore da un'ordinanza di custodia cautelare. Chi diciamo non è avvezzo a questo tipo di vicissitudini. È come dire, è quasi come morire, insomma, quindi devi avere la forza di dimostrare subito, immediatamente, quelli che sono i fatti, difenderti e soprattutto dare immediatamente, diciamo, le prove. Subito dopo l'interrogatorio di garanzia, il giudice delle indagini preliminari si accorge che qualcosa, diciamo, c'era stata qualche lacuna nella fase delle indagini. E sono stato, diciamo, uno dei fortunati perché dopo 7 giorni il GIP mi ha concesso i domiciliari. Una presa di coscienza, un atto di responsabilità da parte della magistratura giudicante, anche perché effettivamente, come poi si vedrà, il Tribunale del Riesame, il Tribunale della Libertà di Napoli, dopo 15 giorni ha annullato completamente l'ordinanza di carcerazione. Una settimana dopo l'evento del mio arresto doveva nascere mia figlia, giusto dopo 7 giorni, infatti è nata. Il 21 di febbraio è nata mia figlia. Io non ho potuto ovviamente assistere alla sua nascita e dire, quello è già stato, come dire, per me una condanna che non si potrà recuperare mai più. Quindi un figlio nasce, stop, se non lo vedi, diciamo, non è, la nascita non si può ripetere. E quello è stato, come dire, poi dopo, nella fase, diciamo, successiva, ti rendi conto che era una cosa che inevitabile. In che senso? Se diciamo in quei giorni, in quel momento, diciamo, doveva essere messo un'ordinanza di custodia cautelare, non vedevo cioè non riuscivo a capire perché farla, diciamo, il giorno prima, 2 giorni prima che mia figlia dovesse nascere e non la settimana dopo, magari 3 giorni dopo, 4 giorni dopo. Io poi ho ripreso a fare il sindaco, ma vi posso garantire che non si ha più quella serenità, quella tranquillità, quell'equilibrio per poter operare. Ogni situazione, ancorché uno sa di operare nella legalità, nella trasparenza, come dire, con la coscienza pulita, con la coscienza a posto per chi fa l'amministratore pubblico, specie in questo territorio, quello di farlo sempre con la testa alzata e con la schiena dritta, però vi posso garantire che un'esperienza del genere ti è limitante, è invalidante. Ecco. Si è rivotato nel 2019, nel maggio 2019, e io mi sono ripresentato con parte della mia squadra. Ovviamente questa cosa ha pesato molto, è stata strumentalizzata da alcuni miei competitor. Uno di questi ha proprio incentrato il suo discorso, la sua attività sul fatto che lui avesse la pedina penale, il carico pendenti immacolato. Le elezioni poi le abbiamo perse per circa poco più di 200 voti. Potrebbe essere sicuramente anche addebitabile ad un tipo di attività di sciacallaggio fatto da chi poi ha trovato ovviamente terreno fertile su una vicenda e una ferita aperta, perché la vicenda si è conclusa fortunatamente per me positivamente, ma solo adesso, solo un mese fa.